Bilancio diciamo che è positivo, anche come dire a occhio, è stata un'edizione veramente importante che credo che per certi aspetti abbia superato anche quella del 2022 che era già stata un'edizione bella, bella ricca, bella piena. Per i numeri ufficiali c'è ancora da attendere un po', ma anche senza la conferma delle cifre, il bilancio di questa edizione di Arezzo Città del Natale è senza dubbio positivo per gli organizzatori. Una lunghissima maratona iniziata lo scorso 18 novembre che ha calamitato in città turisti da tutta Italia. Diciamo che quest'anno il vero successo è stato il Prato. Il Prato è stato veramente apprezzato da tutti. Obiettivamente era anche molto bello, devo dire senza tema di smentita che è stato fatto un gran lavoro. Abbiamo valorizzato la parte superiore del Prato, quella che per intendersi porta alla fortezza, anch'essa molto, molto accogliente, molto gradevole, e abbiamo notato che la piazzetta del Vischio ha fatto il boom. Per due mesi i riflettori si sono così accesi sulla città. L'indotto secondo me è più che ottimo, perché molti non considerano che intorno a Natale gira tutta una pletora di operatori coinvolti che è esagerato, gira l'economia, gira l'indotto della città del Natale, è veramente importante. Tra le problematiche a cui metter mano, quelle relative a parcheggi e traffico. Le migliorie le pensiamo sempre, poi bisogna anche vedere se come dire, le soluzioni che adottiamo sono quelle azzeccate. Ora, il prossimo anno il calendario propone delle situazioni un pochino più semplici da gestire, faccio un esempio, l'8 di dicembre, domenica, quindi verosimilmente non si creerà quel weekend lungo che c'è stato quest'anno, in cui abbiamo avuto forse l'unico momento più di, non dico di stress per la città, ma comunque molto più impegnativo, sia per quello che riguarda la gestione dei parcheggi che per quello che riguarda veramente l'afflusso della gente che in centro era veramente esagerata. Tutto confermato dunque anche per il prossimo anno. Il Natale si prepara dalla fine del Natale precedente all'inizio del prossimo, quindi nei prossimi giorni ci rimetteremo a sedere, faremo intanto un resoconto compiuto di quello che è stato, analizzeremo le criticità, vedremo quelle che possono essere idee nuove per una nuova edizione e ripartiremo al lavoro come tutti gli anni.